Io penso che il Pescara sia una buona squadra. Mancano, mi pare, 18 partite. Siamo alla 24ª giornata, sì. Quindi c'è ancora tempo per recuperare, perché in Serie B arrivare nei primi 8 non è poi così difficoltoso, non ci sono tante difficoltà. Il Pescara ha la potenzialità per arrivarci. Il problema è che la cosa che mi lascia un po' perplesso è che forse per la prima volta non vedi una squadra con le caratteristiche dell'allenatore, che è un allenatore che incide, perché ha sempre inciso dovunque è andato, a volte di più, a volte meno. Però, E questo però avviene dall'inizio dell'anno, cioè non. questo è dall'inizio, quindi probabilmente non tutti i giocatori sono giusti. Non ho capito sempre dal di fuori il mercato di adesso, perché se tu vai a togliere Zampano, Benali e Ganz e arrivano quelli che sono arrivati, dal punto di vista qualitativo, secondo me hai perso Cioè, non lo molto. capisci Però, perché è un rischio troppo grosso no, privarsi perché di questi elementi? sono tre giocatori che quelli sono andati via, che in Serie B. No, non fanno la differenza, ma comunque sono importantissimi. Quelli che sono arrivati, non lo so. Non lo so Non se sono allo stesso livello, no? secondo me no. Sono diversi. Secondo me no. Però Zeman ci ha insegnato negli anni passati che anche giocatori che non conosciuti o magari non bravissimi sono riusciti sempre a dare il meglio. Quindi è una situazione un po' ingarbugliata. Una cosa è certa, che io adesso seguo molto di più il campionato di Serie B che quando lavoravo, le squadre giocano malissimo. Quindi ecco perché dico che il Pescara secondo me ha ancora la possibilità di reinserirsi, perché Pescara i principi di gioco li ha. Se la squadra riesce a migliorarsi, cioè il Pescara può vincere anche 5-6 partite di fila.